Capitolo 25, Paradiso infranto. Attenzione. E siamo un po' nella merda, ragazzi. Siamo molto nella merda. Non avendo armi. Non avendo neanche mezza arma. Ma perché non ti risani? Aspetta. Ok, bene. Via. Io non vi ho fatto niente, vi prego. Sono dappertutto, lo so. A mia madre era spaventapasse, diceva quell'altro scemo. Via! Attenzione! Sparate! Fermateli! Proprio il ritratto dell'intelligenza. Oh! Madonna! Quanto c'è dentro? Devi essere coglione. Grazie dell'arma, fra. Ce n'era bisogno. Attenzione! E ci siamo schiantati. Sì. Ok. Minchia, trafitto. L'ultima volta non sono riuscita a dormire per giorni. Bene, buona sapezza. Va bene, andiamo. Che bello scappare con Chloe. Per il panorama. Restiamo in movimento. E Elena. Occhio, Elena, probabilmente romperà qualcosa. K47 non si sa mai. Tanto l'altra arma era già persa. Dai, li aspetto, forza. Eccoli. Pare che non siamo i primi ad arrivare fin qui. Speriamo di avere più fortuna nell'andarcene. Sì. I corpi saranno qui da 60-70 anni. Ehi. Forse non servirà molto, ma... ecco. A lei non servirà molto. Beh, Lazarevich e i suoi si saranno diretti in città, perciò se troviamo una strada che torni verso l'entrata, dovrebbe essere libera. No, Clo, dobbiamo inseguire la pietra centamani. Cosa? Dobbiamo fermare Lazarevich. E come penseresti di fare esattamente? Arrivando alla pietra prima di lui e distruggendola. Wow, wow, wow. Non dirmi che credi a tutte queste idiozie soprannaturali. Non so più a cosa credere ormai. Ok, beh, giusto in caso te lo fossi perso, quell'uomo è completamente pazzo. Pensa di realizzare una specie di antica profezia che la pietra in qualche modo lo renderà invincibile. Immortale. Siamo nel bel mezzo di Shambhala e tu ti preoccupi di cos'è o non è possibile. Già, hai visto quanti proiettili gli hanno sparato? Di sicuro c'è qualcosa che non va. Ragione in più per andarcene finché siamo in tempo. Sto solo cercando di sistemare le cose. E forse di salvare il mondo. Oh, cielo. Ascolta, bellezza. Il mondo. Se ne frega. Mettere fuori la testa è come invitarlo a tagliartela. Tu hai detto che volevi eliminare quel tizio. Sì, e voglio che paghi più di quanto lo voglia tu. Ma non è così che finirà. È così, così che andrà a finire. No. Ma che ne sai? Non questa volta. Dai. Che ne pensi? Che siete pazzi? Sì. Ma andiamo pure a salvare il fottuto mondo. Brava. Ora, combattimenti per un po' anche basta, eh. L'avevo appena detto. Dietro, non facciamoli avvicinare. Ok, nascondiamoci qua, va. Continuiamo a sparare. Muoviamoci. Che armi hanno delle balestre. Tanto
mia domanda è come cazzo li sconfiggi questi? Non si devono avvicinare, ma non si devono avvicinare, è relativo. Così? Che fanno? Esattamente niente, non succede nulla. A parte scappano dalle bombe, quindi... tipo un elisir di qualcosa... Cazzo al tavolo, dai! Con che culo, m'ha sfiorato. Raga, com'è brutto. Cioè, pare Till Lindemann, il cantante di Rammstein. Anzi, il cantante di Rammstein rompe meno i coglioni. E quella è la differenza. Cazzo fighetto! Capriola è una cosa che ho dato troppo poco in questo videogioco qua, ragazzi. Ma dove cazzo mi sta trapanando questo? Ok. T'ho visto, sai. Non facciamoli avvicinare, aveva detto, meno male. Cazzo. No, non... Sai, io non ti voglio fare niente. Cioè, tu per me... Se non c'eri, vivevo lo stesso. Tu ti sei voluto rappresentare un ostacolo da solo. Io non ti ho costretto a fare niente. Ok, calcialo via. Oh. Ma è che se io qua gli svuoto un caricatore addosso non succede niente. Cioè qualcosa sì, il danno lo sente, ma in maniera molto relativa. Scansa e calcia via. Fai qualcosa. Oddio! L'ho ammazzato, attenzione! Dov'è l'altro? Oh, signori, attenzione! E questo è il boss. Addirittura con le palle incatenate, no. Che fanno gli incantesimi. Non c'è l'RPG, ci sono gli incantesimi suoi, giusto? Va bene, un danno gliel'ho procurato. Meglio di nulla, vamos avanti. Tutto, signori. Attenzione. Serviranno delle armi più potenti. Questo è certo. Vabbè, almeno la K47 l'ho potuto usare. Interessante, però adesso mi tocca andare su. E ci si va tramite qua, credo, giusto? Sì. Chiappalo, ok. Coraggio, li puoi fare questi salti? Credo ci sia da saltare qua, vero? Yes. Oh, una bombetta non fa mai male. Dopo diverse smitragliate, però ce l'ha fatta a morire. E comunque ha ragione Nate. A sto punto, dato che ci sei a Shambhala, come la resina, approfittane. Che diavolo! Oh mio Dio! Cos'è quello? Oh! La
linfa infiammabile. Proprio come quella resina. Oh, grande. Avvertimi la prossima volta. Bene che la linfa sia infiammabile, bene. Infiammabile, vabbè, infiammabile. Tesorino. Munizioni. E via. Aprici la strada. Anche se ogni volta che sento quel ruggito lì mi viene paura. Ma proprio la cacca secca mi viene, eh. Qua c'è una linfa, potrebbe essere quella? Che d'aiuto, qua. Anche perché sono sul bordo. Vede? Qui no. Qua no. Culo. Forse così? O così? Yes. Bene. Tutto molto bello, ma che facciamo? Questo. Ora si ragiona. Madonna, com'è viscido, che schifo. Sembra familiare. C'è. Eh sì. La pietra centamanni deve essere custodita lì. Tanto andiamo giù. Poi se ne riparlo. È tutto così bello. Questo posto doveva essere davvero notevole al tempo. Troppo. Anche di infestato, non è vero? L'M4 sarà il caso. Boh, sì, dai. Mi fido. Voglio sparare a tutte le linfe, non si sa mai. Magari poi qualcosa. Spara a qualcosa serve. Lì c'è una porta da aprire. E mi sa che è proprio l'unica soluzione. Abbiamo compagnia. Ancora? Ma come abbiamo compagnia? No. Troppo. Forse non ci hanno ancora visto. Elena, torna qui. Ecco, i soldati stanno sciamando dappertutto. Che famo? Vabbè, che famo, anche perché boh, non è che ci sono tante alternative qui, eh. Non è che devo sparare a quel testone lì. Yeah. Ah, loro. Bastardo. Mi devi dare però le munizioni, perché qua sono totalmente a corto. No. Da sto bastardo qua dietro l'angolo. Come gli piace morire. Un masochista, eh. RPG fuori. Non me ne ero accorto, me ne sono accorto una volta che è morto, ma va bene così.
Ragazzi, quando sei lì sembra facile, ma hai veramente troppe cose, troppi cazzi. Scappellalo. Cazzo. Tanto Elena non muore, tranquillo. A te ti fai forte del fatto che sei corazzato, ma io non ci farei tanto affidamento fossi in te, sai. Uè, figurati te che manco sei corazzato. Finiti? Forse no. Sento una mitragliatrice che non mi piace. Ma dov'è che stanno sparando? Scusate, eh. Cazzo. Va bene. Affrontarlo va affrontato per forza. E quindi lo affronteremo. Però prima ti prego, fammi un regalo. Bravo. Hai già capito. Sto tizio è lì. Lo so, ce l'hai più grosso, lo so, tranquillo. Ma muori anche tu. La vita poi ha una fine anche per te. Si è calmata la musica, si è spostato il teschio. E ciao. No. Oh, guarda chi c'è. Va bene, vi aspetto, ma questi... Brucia sta linfa. Aspetta, perché qua abbiamo una cosa molto potente. Questa. Sì. Abbiamo questa. Grazie antisommossa, grazie. Che poi non ho la minima idea di perché sia finita lì. Però va bene. Ce ne faremo una ragione. Adesso si può aprire? Merda, bloccato. Ah. Ecco, manca l'altro contrappeso. Beh, mi sembra della misura giusta. Divertente. Altro contrappeso era questo. E come famo per l'altro contrappeso? L'altro contrappeso potrebbe essere Drake. Tra l'altro l'ha pure detto. Boh. Ah, a parte qua ci sono degli appigli, ok. E... Destra. Grappati alla catena, vediamo se funziona. Ok, ci siamo. Dimmi di sì. Ok. Via!
prima che lo distrugga. Appunto. Hai rischiato un po' troppo. Ha cominciato a piovere dal nulla. Bellissimo. Ma è meglio non tuffarsi. Munizioni ho visto. Sì, 21 per l'M4. Ah, invece sì, si è tuffata, buona. E allora mi butto anch'io, ma... E pareva che non ci fossero anche loro. Aspetta, quello là con il lanciarazzi deve morire. Ok. No, sì. Fa l'avanzare antisommossa mentre sto morendo, no? Ok. Oh, ma coglilo. Oh, 966 colpi, ragazzi, come sempre. Te la sei cercata, fra. Ma là c'è... Oh, scoperchiato. Preso. No, tutto meno che quello mi serve. Ok, uno scoperchiato e ucciso. Ucciso anche l'altro, perfetto. Lo dico sempre, una volta scoperchiati è easy qua. La situa diventa molto più leggera. C'è qualcun altro qua. Ah, ci sei tu. Ok. Com'è? Qua c'è un hammer e qua pure. Attenzione. Utile. Utile questa ammerata qua. Non ci arriva. Quello è il problema. Mentre invece ovviamente la granata arriva a me. Tanto te... Non muore? Muore. Ok, muore. Da sopra sparano, da sotto. Da sotto forse, sì, da sotto. Ingoia. Ingoia, appunto. Tanto l'antisommossa. E scoperchiati. Fuori uno. E due. Uff ragazzi. Voi state bene? Che affar serio che sta diventando, eh? Ma molto. Qua ogni combattimento veramente ti dilania lo stato psicofisico. Dal lato non è neanche sbagliata come cosa, solo che lungo andare la salute ne rimette, eh. Questo portone si apre? No. Posso buttarmi? Ok. Luce di precisione non mi serve. E allora saliamo da qua. Madonna che culo. Che culomb. Attento lì. No. Ancora. Scoperchiati. E fuori. Pistola forse è più efficace in questi frangenti qua. Finita Drake. Lo decido io. Dico sempre, decido io se è finita. E finirà quando finiremo l'eredità perduta. Non prima, non dopo.
E fatelo fuori, cazzo. Pare che dovremo salire su quel cornicione. Il carrello. Prego. Così va bene. Bel lavoro. Ok, sopra. Per l'aiuto, lo... Figurati. Che stronza. Proprio infranto sto paradiso. C'era il sole, è cominciato a piovere così. Brutto, eh. Non mi dire che questo è il logo dello scontro finale. Cioè, in realtà poi ci starebbe pure, eh. Visuale in 5D. Ah, merda. Giù. Che succede? Sono dei guardiani anche qui. Sparate. Vabbè, fate guerra tra di voi, che vi devo dire. Ok, Madonna come li distruggono. Veramente sono curioso di vedere chi vince sta battaglia. Sa che la vincono i soldati, sapete? Ecco la prima granata. La prima granata non si scorda mai, neanche primo antisommossa. Ok, primo scoperchiato. E secondo, abbattuto. Qua ci vorrebbe un bel RPG che però non ho. Granata! Ok, via. Mi sono tenuto a debita distanza sufficiente. Bello, l'avete fucilato, terminato, ok. Perché non mi andate a prendere il bestione che è laggiù? Chiedo, eh. E che sapore ha? Aspetta, bimbo, che qua è lunga. Madonna, quanti soldati. Quanta roba. Questo qua c'è addirittura il casco bianco. Ancora più antisommossa. L'antisommossa invece l'ho abbattuto subito. Incredible. Buono. L'unico problema è che standomene qua sopra. Oh, bello, esploso così. Ok. Ma c'è sempre rompicoglioni col frullino? Mi sa che devo andarmi a prendere qualche altra arma, perché così diventa infattibile. Ma perché il mostro non si va a prendere uno di loro? Così mai, non funzionerà mai. Aia, m'ha preso bene. Buono. Sono rimasto con 6 colpi soli. Fate voi. Torno indietro. Mi ero dimenticato della sua esistenza, sinceramente. Qua c'è un M6.
28 colpi. Che bello tutti contro tutti, però qua c'è una balestra. E la potrei usare così. Bello. Poi non so perché ho detto prima M6 e M4, però vabbè. Bene. Ci mancavano però se io ho ucciso il tizio. Continuano ad arrivare. Quella minigun o quello che cazzo era. La minigun da qualche parte deve essere finita. Eccola qua la minigun. Ok, spara tutte le tue, diciamo, frusaglie. Sparale. Dove sei, bestione? Dove sei? Vieni qua. Ok, tutto libero. Tutto libero. Sudata. Dammi la M4 che sono a posto. Se loro sono spuntati da là, a parte questi, mi chiedo da dove spuntassero, che qua c'era la statua. Io credo che là bisogna andare, perché questa stanza non credo che prometta altre cose. La pietra deve essere qui da qualche parte. Proviamo a salire. Bene. Ma a salire, ma siete sicuri? Sicuramente la Zarevich lo incontriamo, quello pacifico. Forza, dobbiamo sbrigarci. Madonna, quanti piani. D'accordo, ci siamo quasi. Oh, l'albero della vita dell'Expo di Milano 2015. La pietra cintamani. Siamo arrivati per primi. È meravigliosa. Siete sicuri di essere arrivati per primi? Ora spacchiamola e andiamocene da qui. Aspetta. C'è qualcosa di strano. Cosa vuol dire? È di vetro. Marco Polo si sbagliava. Questo non è uno zaffiro, è ambra. Ambra? Sì, hai presente, resina fossile. Linfa di albero. Aspetta un attimo. Cosa c'è? No, è una presa per il culo. Pronto, Nate? Odio quando fa così. Non dirlo. Madonna. Come ho fatto a non capire? Che cosa? Bello, lui si è fatto tutte e due, è un campione. È la resina, la linfa dell'albero della vita. Ok, aspetta, mi sono persa. Quest'albero? No. Quell'albero. Acerola. Oddio. Pare il Rat King di The Last of Us. La Zarevich. Va verso l'albero. Santo cielo, i denti neri. Cosa? I denti neri su quei guardiani e i corpi nel Borneo. Hanno mangiato la resina e in qualche modo li ha cambiati. È questo che credi abbia in mente la Zarevich? Vuoi davvero restare qui a scoprirlo? Bravo, Sherlock. Ben fatto. Ah, l'ha picchiata a sangue. Oh, Gesù. Oh, Harry. Che vedi? A tradire? Ti spiace che la Zaronevich ti abbia battuto? Mi hai mancato di poco, no? Ho pensato di restare indietro e aspettare che vi uniste alla festa. Di cosa parli? Forse è quello che il vecchio Zoran ha sempre voluto, eh? È più furbo di quanto sembri. Possiamo ancora fermarlo.
Elena, non... No, possiamo aiutarti. Mi spiace, tesoro. Questo non è un film. Non sei la ragazza coraggiosa. È videogioco. Sarà cattivo e salverà tutti. Non è così che funziona. Flynn... Ha detto se l'è gufata. Un regalo da Dio di Lazarevich. Ma si... Parli adesso. Indietro! Oh, Elena! No! Oh, santo cielo. Elena! No, Elena, no. Ok, ti riprenderai. Forza, ti portiamo via. No, fermate Lazarevich. Voi andate! Neanche per sogno. Forza! Non sapevo che non l'avrebbe ammazzato Nathan. Almeno ci hanno risparmiato il viaggio fin là. L'aiuto io, coprici. Non fateli ritirare! Da questa parte. Lazarevich. Fanculo, Lazarevich. Dobbiamo... Sempre capitolo 25, eh? Sempre capitolo 25. Tesoro, puoi farlo. Aspetta qui. Aspetta un secondo. Ok, non è quello che volevo far fuori, ma... Ok. Meno male non mi ha schiodato l'arma. Sì, vabbè, però così Aspetta un secondo. Proiettili mi tolgono il tiro. Due coglioni. Ok, vai con la bomba. Tanto ti è inutile. C'è una precisione, ragazzi, che è veramente infallibile. Fuori. Fuori. Non puoi nascondere. È ormai la lanciata. Ok, M4. Grazie del fucile. Abbiamo compagnia. Attenzione. Ok, un po' più avanti, ci siamo. Ok, indietro. Via. 58 colpi, non è che siano un granché. Tutti sacrifichi per primo. Cazzo. Sì, lo so già cosa stai facendo, lo so. Tanto come arma piccola dammi questo, poi vediamo. Ok. Dai, Roma. Basta fare i coglioni. Devo ucciderlo con 5 colpi. Ma se mi continua a mandare indietro, io che posso farci? Ma se mi continua a mandare indietro, c'ho l'arma bis. Questo. Io ti faccio questo. Te lo sei cercato, fra. Hai voluto mandare indietro a tue spese, a tuo rischio e pericolo. E sei morto. Avevi non lanciato le granate. Se tu non lanciavi le granate, eravamo in un punto migliore per te. Granata! Servono altre armi. Questa mitraglietta qua è al limite del fastidioso. E c'ho 11 colpi, ragazzi. Ok. Andate avanti. Ok, ci muoviamo. Perfetto. Dammi un fucile a pompa nel... nel dubbio. Elena, tutto a posto? Ok, M4, perfetto. Forza, un passo qui sopra. Oh, sto recuperando piano piano tutte le munizioni. Ce la fai, dai, un passo lungo.
Era l'ultima. Ehi. Oh. Helen, come ti senti? Non bene. Ce la farai, vero? Conto su di te, lo sai. Andate al cancello, il più veloce possibile. Aspetta, cosa vuoi fare? No, non puoi. Io devo finire. No, non devi. Non devi buttarti in questa stupida crociata. Portala fuori di qui. Non senza di te. Se quella roba può trasformare la Zarvice e il suo esercito. No, non farlo. Se può davvero renderli invincibili e io non provo nemmeno a fermarli. Ma questo è un suicidio. E lo sai. Andate. Allontanatevi da qui più che potete. Ah, non può finire qua la storia con loro due. Non può. Non può. Capitolo 26. Albero della vita. Siamo a fondo. Ultimo capitolo, ragazzi. Chiuderà qua la storia. Lo faremo la prossima volta.